Da mercoledì 24 gennaio il porto di Giulianova sarà oggetto di un importante intervento di messa in sicurezza che riguarderà il molo sud della sua imboccatura. Si tratta di un'opera attesa da tempo che consentirà di aumentare l'altezza della scogliera e di creare le condizioni per l'installazione di quattro nuovi caliscendi. Le caratteristiche macchine da pesca in legno simili ai trabocchi. Lo sviluppo del porto ne trarrà beneficio, ma durante i lavori sarà vietato il passeggio pedonale nell'area di cantiere. È un lavoro che aspettavamo da un po', i fondi erano stati stanziati e grazie al lavoro sinergico con la Regione Abruzzo, l'assessorato alle infrastrutture e con il sottosegretario Umberto D'Annunzio siamo riusciti a concretizzare, il porto di Giuliano è riuscito a concretizzare un lavoro importante per la messa in sicurezza del Molo Sud, dove poi verranno installati anche quattro nuovi caliscendi. Come potete vedere qui dietro oggi ci sono condizioni meteo marine avverse e potete vedere che insomma l'opera ha bisogno di questo incremento della massicciata in modo da avere il porto più in sicurezza. L'intervento prevede la spesa di oltre 325.000 euro per la rimessa in sagoma della scogliera esterna, che sarà rinforzata con 1.200 blocchi di calcestruzzo di 1,5 m cubo ciascuno. Pensiamo che in 60 giorni, credo, dovrebbero farcela. Ovviamente è tutto legato anche alle condizioni meteomarine perché si lavora in un punto esposto alle correnti. Un intervento che rappresenta solamente l'inizio dell'imponente opera di riqualificazione e ampliamento previsto per il porto giugliese. Nel 2023 abbiamo fatto tutta una serie di lavori sul Molo Nord, completate le torri faro e tutti i lavori importanti per la pesca. Credo che il 2024 sia l'anno della svolta per la parte infrastrutturale. Infatti la regione inizia con questo lavoro sul Molo Sud, ma poi porterà a termine i lavori del braccio, gli ultimi 100 metri del braccio. Ma l'altro giorno il governatore Marsiglio, in visita a Giulianova, ha annunciato lo stanziamento di somme importanti per completare definitivamente il porto così come configurato nel piano regolatore portuale che abbiamo approvato l'anno scorso.